Allora, cari amici, dopo tutti questi italiani che mi hanno aiutato col test, è venuto il momento di andare all'esame. Speriamo bene, vediamo come va. Ma non sono convinta. Qualcheduno non aveva la risposta. È meglio che continuiamo a domandare a italiani triestini se sanno storie della loro città. In che anno Trieste è diventata austriaca? Nel 1918 è finito. E quando è diventata? 700 anni prima, dove si è circa. 700 anni, eravamo tedeschi, parliamo così male il tedesco? Che roba, cioè. La guerra era del 14-18 e dopo, non so, era già ancora prima, 100 anni prima ancora. C'è più giorni che? Luganiche. Queste sono le luganiche? Le salsicce. Ah, le salsicce, le klobasce, diciamo noi in Serbia. Klanz. Plocchio. Una domanda che non so rispondere. Moligel, Filkel? Non so. Enrica, chi era la muta? Cosa? La muta, era una signora di Trieste. Non so chi era la muta. Non l'ho mai conosciuta. Neanche. Dopo te lo dico. Dopo me lo dici. Cosa la faceva? Robe col Klinz. Era l'amica della bersagliera. Sì, esatto. E lavorava in cavana. Lavorava in cavana. La faceva le pulizie, mi ha detto. Sì, La nettava i gabinetti, i camini. La scopava, insomma. Yeah, 3.000 lire, 3.000 lire. Ma quanti anni ti ha, mio uomo? Amico, 60, prossimo mese. Ascolta, ultima domanda. Qual è il motto triestino? Il motto di Trieste è: se ti mi offri un bicchiere da vino. Una meretrice, ma... No. Quella che aveva tanti meriti. Tanti mariti, bravo, sì. No, chi? Momento amore. La muta. Amore. 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 Dice, preparatissimi, allora mi scrivo amore. Più giorni che? Non dirmi Klinz perché... Luganiche. Che gli somiglia. Luganiche. Sì, sono teresine. Ah, ti ha fatto l'esame? Era difficile? Esame qua... Sì, per il comune. No, ancora. Era una signora che non parlava, ma la faceva altro. Pulizie? Sì, in un certo qual senso. Scovava. Era in cavana, ma non era a tempi miei, mi racconta mia nonna che era la muta. Almeno non la parlava tanto. Non la parlava, bravo, lo usava la bocca per altro, dai bondi, diciamo questo. Il mocio vero sei quelli che hai marittimi, il mio fratello marittimo, sei quelli con tanti cavai. Tanti cavai. Cavai. Dai che lavora, che viene, che va, che viene, che va, e dice che il mondo se garibata, se garibata. Dai che lavora, che viene, che va. E dici che il mondo si garibalda. Bellissimo! E con questa canzone mi passerò l'esame e diventerò italiana. Ecco, siamo entrati nel comune e qua c'è Vincenzo. Ma scusi, devo fare l'esame per diventare triestina. Ok, si può accomodare in primo piano il gabinetto del sindaco. Boh, la carta igienica la go, posso andare, no? Gabinetto del sindaco. Siamo arrivati. Salve, questo è il gabinetto del vice sindaco? Il vice sindaco, sì, è questo il gabinetto. Sono venuta per l'esame di Ius Triestin per diventare cittadina. Ah no, beh, piano. Prima bisogna fare un bel esame, bisogna rispondere alle domande, bisogna dimostrare di essere veri triestini. Già preparata, mi hanno aiutato amici di Trieste e penso di sapere. Adesso vediamo, facciamo le domande, vediamo qua il questionario. Allora, solo un attimo, ti è il microfono. Ah, giusto, è il quiz. Ma non c'è, non sei l'auricolare dentro? No. Ah, ok. Per concentrarsi per la risposta. In che anno Trieste diventa austriaca? Trieste è stata austriaca in 1382. Giusto, 1382, e una è andata. Veloce che sono tutte sudate. Qual è il motto triestin? Viva la un po' bon. Perfetto, anche questa giusta. Molligel Filkel. Che le svoli. Vabbè, facili però le domande. Chi era la muta? La muta, aspetta che mi ha detto quella signora. Era la donna di pulizie di cavana. Sì,
circa, dai, però. Sì, mi hanno detto che la scopava tutti nei marciapiedi. Vabbè, questa l'ultima va al mezzo punto. Sì. L'ultima va al mezzo punto, però la cittadinanza la diamo lo stesso. La Justri e Sting. Ancora una domanda che poi voglio far vedere che c'ho tutti. Un'altra domanda, allora facciamo. Cosa vuol dire Klintz? Klanz, Klonz. Allora, Klintz, quando uno parla, non si capisce un Klintz. C'è l'organo maschile in tedesco. Sì, dopo. Klanz. Il Klanz c'è la stradina, quelle scure che non ti sa dove che finissi. E il Klonz? E c'è come uno si vesti di mattina per fare, no, vice sindaco c'è elegante, però altri si vesti come Klonz. Beh, solo per il fatto che sono elegante, allora via, fatta la cittadinanza. Super, bellissimo. E allora consegno subito la cittadinanza dello Justri e Sting. Sì, mi metto sulla penna. Visto che i leghisti non sono tanto cattivi e dà anche la cittadinanza agli stranieri. Sì, se te studi te diventi tutto quel che ti vuole, cioè vero. Attieni. Sì. Cari triestini che avete visto che... Consegnata. Mi ringrazio la città e il suo vice sindaco e da oggi c'è anche me cittadina triestina, anche perché parla molto bene il vostro dialetto. Cari amici di Cegelo Iovanca, ringraziamo qui il vice sceriffo e mi raccomando la mia bicicletta è viola. Mette anche un attimo un po' in ordine l'ufficio prima di andare via. Sì, dopo ti lascio anche la carta igienica che ogni tanto nel gabinetto del vice sindaco ci fa anche quelle robe là e salutemo. A tutti. Di Cegelo Iovanca, salutemo.